Ciao a tutti e bentornati. Allora, oggi siamo qui perché girovagando per internet mi sono accorta che fino al 15 di maggio ci sono i libri Pickwick, quindi i tascabili di alcune case editrici, tra cui Sperling & Kupfer, Farsinelli e frankly speaking non mi viene in mente chi altro, PM e anche qualcun altro credo, però magari ve lo scrivo qua sotto. I tascabili di queste case editrici diventano appunto dei libri Pickwick e i Pickwick sono fino al 15 di maggio tutti al 20% di sconto. Il gatto si sta pericolosamente avvicinando alle pile di libri che sono di fianco al telefono con cui sto registrando. Speriamo che non cada tutto. Se sentite dei rumori, è lui che butta giù le cose. Come nei video che vedete su Instagram, avete presente? Ecco, lui fa così. E per cui, ovviamente, da questa promo, come sempre succede ormai da un po' di tempo a questa parte, sono escluse le novità degli ultimi 6 mesi. Io ho selezionato soltanto 5 titoli da una lista in realtà molto più lunga. Cioè, ho scoperto di aver letto una marea di libri che sono finiti poi in Pickwick intascabile. Ne ho selezionati soltanto 5, quelli di cui ritengo di avervi parlato meno o comunque ve ne ho parlato un po' di tempo fa, quindi non di recente, però ne avrei molti e molti altri. Magari poi, non so, possiamo fare delle storie su Instagram per approfondire, insomma, ne ho selezionati solo 5, poi vediamo come si evolve la faccenda. Ve li faccio vedere tutti in altre edizioni perché o ce li ho da tanto tempo, quindi sono più vecchi. O ce li ho sempre da tanto tempo, quindi sono rilegati e il gatto si sta strusciando contro il telefono. Amore, te ne prego, grazie. E quindi comincerei. Comincerei in realtà da quello di cui mi è più complicato parlare, cioè mi è più complicato descriverlo al meglio, soprattutto riassumendo, che sapete è un mio problema a prescindere. E sto parlando di Ballata senza nome di Massimo Bubola. Allora, questo è un romanzo, però in realtà è molto di più, è un libro molto particolare. È una sorta di omaggio a quelli che si chiamano Militi Ignoti, per cui tutti i caduti in guerra che sono stati seppelliti tutti insieme poiché non riconosciuti, cioè per un motivo o per l'altro non è stato possibile seppellirli magari in tombe singole con il loro nome, insomma tutti i loro riconoscimenti. E Massimo Bubola, che oltretutto è un famosissimo autore di canzoni italiane, ha scritto questo romanzo affidando il compito ad una protagonista femminile di rievocare, se così si può dire, le storie di alcuni di questi Militi Ignoti. Io spero che si capisca detto così, però fidatevi, sembra una cosa strana, magari può sembrare anche una cosa macabra, tetra. In realtà non lo è un libro di una profondità incredibile, scritto tra l'altro con uno stile estremamente musicale, proprio per le doti dell'autore che appunto fa questo nella vita. E è stato il mio libro migliore, credo il migliore, del 2018. Comunque tra i migliori sicuramente, l'ho amato moltissimo, ho avuto anche la possibilità di intervistare l'autore, vi lascio il link dell'intervista fatta sul blog, ve lo lascio qui sotto, e io ci terrei tanto che questo libro venisse conosciuto di più, perché penso che oltre ad essere un qualcosa di particolare, di diverso dal solito, porti con sé veramente non solo dei messaggi importanti, ma anche il modo in cui li porta è molto speciale. Questo appunto è rilegato, ma è uscito intascabile, ho controllato, vi ho già detto che ho controllato tutto, quindi lo trovate tra i tascabili Pickwick. Passiamo ora ad un libro di cui in realtà vi ho parlato, ma tanto tempo fa, quindi penso che possa essere carino riparlarne adesso. E si tratta di Volevamo andare lontano di Daniel Speck. Allora, intanto lui è un personaggio, se non lo conoscete andate a vedere il suo profilo Instagram, lui è veramente un personaggio, ma a prescindere da questo che non è quello che poi ci interessa più di tanto. Questo è il primo suo libro che è stato pubblicato in Italia, sperando di non fare uno strafalcione, e ha avuto un grandissimo successo, tanto che poi ne hanno tratto anche una serie TV, forse addirittura il successivo che dovrebbe chiamarsi Piccola Sicilia. È stato ancora più venduto, è stato in classifica ancora più lungo, però comunque è un autore che si è fatto ben largo nel panorama italiano.
Idem con patate, vedete l'edizione rilegata, non vi sto facendo vedere i fonti, non vi dico i prezzi perché tanto non sono più quelli di adesso, quindi è inutile. Allora, questo libro di che cosa parla? È una saga familiare che prende in esame principalmente due periodi storici, due generazioni anche, che, le quali collimano per raccontare e aiutare la protagonista a scoprire la storia della sua vita. Sostanzialmente lei è una stilista affermata che sta per affrontare un momento clou della sua carriera e proprio in questo momento fa un incontro inaspettato con un uomo che sostiene di essere suo nonno, che lei non ha mai conosciuto proprio perché non ha neanche mai conosciuto suo padre e quest'uomo sostiene di essere il padre di suo padre e di volerle far scoprire, di volerle raccontare quelle che sono le sue radici, le sue origini. E le racconta di lui e del suo incontro con quella che poi sarebbe diventata sua nonna, con cui la protagonista condivide la passione perché sua nonna disegnava e cuciva abiti come hobby, non come lavoro, però insomma c'è questa caratteristica che le accomuna e che comincia a farle pensare che forse quest'uomo sta dicendo la verità. È molto riduttivo riassumerlo così, cioè questo è un po' il presupposto da cui parte la storia. Poi è un libro abbastanza corposo e la definisco fa saga familiare proprio perché va ad indagare soprattutto questi due periodi della storia di questa famiglia, ma raccon ne racconta tanta di storia, per cui si vanno a scoprire tantissime cose di tantissimi personaggi che fanno parte di questa famiglia. Il suo stile di scrittura è incredibile, me lo ricordo ancora come se fosse adesso, cioè è talmente coinvolgente, poi è difficile capire perché io l'abbia percepito così, cioè non è una questione tecnica, mi ha proprio coinvolta, è come sentirsi raccontare una storia veramente da un proprio parente, no? Sapete quando i nonni, gli zii magari vi raccontano di un'epoca lontana, ecco la percezione che si ha secondo me con lo stile di scrittura di questo autore è quella. E quindi questo è il secondo libro. Cambiamo un po' genere. Sono generi un po' strani rispetto a quelli che vi consiglio di solito, spero che vi possano piacere lo stesso. Allora, questo è un altro libro di cui ho potuto conoscere l'autore ed è stato un incontro che penso mi rimarrà nel cuore per sempre. Il libro è L'orizzonte di un giorno un po' più in là di Claudio Pedizzeni. Allora, Claudio Pedizzeni, questo intanto non è un romanzo, è il racconto di un viaggio che lui ha intrapreso. Questo viaggio che lui ha intrapreso è un viaggio intorno al mondo che ha fatto quasi esclusivamente senza l'ausilio di mezzi di trasporto. Qualche cosa ha preso, però insomma l'idea era quella di attraversare il mondo a piedi. Dunque, una delle caratteristiche che rende ancora più peculiare questa faccenda, che già di per sé trovo francamente lo sia, è che Claudio Pedizzeni, che non ne abbia mai voluto fare, come dire, non abbia mai voluto usare questo fatto come un'invalidità, se così si può dire, è diabetico. È diabetico e quindi il viaggio che ha intrapreso l'ha intrapreso con la sua insulina nel zaino, insomma, che è una cosa che per carità si può fare, però non tutti esattamente farebbero. Però è abbastanza complesso, soprattutto quando ti trovi dall'altra parte del mondo, insomma, non è come se lo facesse uno chiunque di noi, no? Ecco. E in più, lui ci ha raccontato quando l'abbiamo incontrato, grazie alla casa editrice che ha invitato alcuni di noi blogger a conoscerlo e a parlare del libro, ci ha raccontato che lui aveva la vita standard perfetta in un certo senso, poi si sa che il concetto di perfezione è una cosa curiosa, affascinante, cioè a parte che dipende poi da ognuno di noi, però lui aveva un posto fisso in banca, nessuno lo cacciava via da lì, quindi aveva il suo bello stipendio, aveva una relazione continuativa da tanti anni con una donna, la sua casa, le sue cose, e ha mollato tutto. Lui non era felice, per cui ha intrapreso questo viaggio anche alla ricerca della sua felicità. Penso che questo possa bastare per farvi capire che tipo di esperienza possa essere la lettura di questo libro. Non è l'unico che ha scritto, ne ha scritti anche altri, ma io sono affezionata a questo perché, vabbè, è il primo che ho letto ed è quello che mi ha trascinata
maggiormente, mi ha coinvolta maggiormente anche perché ne ho parlato con lui, ho avuto la possibilità di parlarne con lui, insomma. Ve lo consiglio tantissimo. Qua dice: ho scelto di stare dalla parte dei sogni e ho toccato la felicità. Lui, tra l'altro, adesso di mestiere organizza viaggi on the road per le persone, cioè lui raccoglie un tot di persone che vogliono fare questo genere di viaggio e poi prendono e partono all'avventura, quindi non è di sicuro la vacanza rilassante dove uno può stare, no? Spiaccicato nei solarium o insomma prendere il sole e basta, bere i cocktail con l'ombrellino. Ecco, io la trovo una cosa stupenda, cioè proprio l'emblema del fare dei propri sogni, un lavoro, no? E poterli portare avanti ogni singolo giorno della propria vita. Meraviglia. Dopodiché, allora, vi parlo prima di questo, che è un altro romanzo a cui sono molto abituata. Ho addirittura la copia staffetta, ancora non so dove sia finita la mia copia. Vera? Non so, l'ho perduta. L'avrò prestato a qualcuno, non sarà mai tornato indietro, 90 su 100. E allora, altra autrice italiana, donna. Le voci delle betulle di Eloisa Donadelli. Allora, di lei mi avete sentito parlare sicuramente. È un'altra autrice che ho scoperto sempre grazie all'editore Asperger Kupfer che mi ha mandato il libro e poi mi ha fatto partecipare all'incontro con lei. E con lei poi ho coltivato anche un rapporto, per quanto non strettissimo, insomma, però è una persona che per me è un po' un punto di riferimento sia per come vive la sua vita. Cioè io vado a cercarla, magari anche solo sui social, senza telefonarle o scriverle per forza, però vado a cercarla quando voglio ritrovare un pochino il mio centro, quando lo perdo, spesso, ma fa niente. Vado a vedermi quello che dice o a rileggermi quello che scrive e ha questa capacità di donarmi una tranquillità pazzesca. E di farmi percepire che veramente tutto si risolve sempre, a prescindere da quale sia il problema, grande, piccolo, non importa. Mi tranquillizza, mi fa sentire protetta, mi fa sentire tranquilla. E a prescindere da questo, di che cosa parla il libro? Questo libro in particolare, anche se è anche il secondo libro che lei ha scritto, Ricordami dell'acqua, si chiama. È sempre consigliatissimo, ma non credo sia già uscito intascabile. Le voci delle betulle, che occupa un posticino speciale nel mio cuore, sempre perché è il primo e ci sono affezionata, racconta di una donna smarrita, mica per niente, giustamente, che per tutta una serie di motivi non è felice e casualmente, siccome si è trasferita da Milano in un paesino molto piccolo di montagna per amore, mi sembra. Adesso mi sta venendo il dubbio, ma mi pare che sia così. Per amore si è trasferita in questo paesino e si trova un giorno a passeggiare, come può aver fatto altre mille volte, ma in bocca a una strada differente e si ritrova in una radura circondata totalmente da betulle, al centro del quale, in mezzo alle quali, le betulle, si trova una casa abitata da un curioso uomo che lei non ha mai visto. E attenzione, non facciamoci fregare perché non è subito per forza una questione amorosa, anzi, quest'uomo avrà un ruolo particolare per lei e soprattutto la aiuterà ad ascoltarsi, anche a innescare un rapporto con la natura tale per cui un po' di pezzi della sua vita andranno a posto, riuscirà a sistemarli, insomma. Non vi voglio, non vi posso dire tutto perché altrimenti vi svelo, vi tolgo la sorpresa. Però la cosa principale, in realtà la protagonista principale di questa storia è la natura, no? E il potere che essa può avere nella vita degli esseri umani. E va bene, andiamo avanti perché non so da quanto sto parlando, ma secondo me da troppo. L'ultimo libro che vi faccio vedere è un po'. Non so se vogliamo chiamarlo Guilty Pleasure, è un libro un po' particolare, super leggero, cioè questo è proprio l'emblema del libro leggero, che ho letto tanti tanti anni fa, ma che mi è sempre rimasto impresso per le risate che mi ha fatto fare, che è una cosa complicata far ridere le persone tramite la parola scritta, no? Poi per carità c'è chi magari a chi riesce più facile, a chi riesce meno facile, però insomma.
non è tanto semplice, no? E quindi lo ricordo sempre con piacere per questo motivo. Si chiama L'orribile karma della formica ed è di David Safier, non so se si pronunci così, lui dovrebbe essere tedesco, e è stato un bestseller appunto tanto tempo fa, credo, forse anche prima rispetto a quando l'ho letto io, e praticamente parla di una donna super affermata in quanto particolarmente arrivista, preoccupatissima sempre solo della sua carriera. E che ha molto trascurato tutto il resto, prima fra tutti la sua famiglia, e che non è uno spoiler, ha un incidente mortale, viene a mancare, ma in realtà si rende conto con il tempo di non essersene andata del tutto. Ci mette un po' a capirlo, ovviamente, pensa di aver preso una botta in testa, di essere stranita, invece si sta reincarnando. Si sta reincarnando. Vi dico soltanto il primo animale, anche perché è nel titolo, in una formica. Questo perché la formica è l'emblema della forma di vita più infima a cui si possa pensare, no? E questo perché? Perché in realtà non sarà la prima reincarnazione che le toccherà. Lei comincerà a reincarnarsi nella formica per poi reincarnarsi in tutta una serie di altri animali, come se ci fosse un'evoluzione in questo, no? E durante ogni reincarnazione dovrà cercare di mettere a posto tutti i danni, in qualche modo, che ha fatto nella sua vita da umana. E quindi, insomma, si reincarnerà parecchie volte, si ritroverà a sbattere nuovamente la faccia contro situazioni che magari ha già vissuto, in cui magari si è già imbattuta, e per cercare appunto di risolvere un po' di questioni lasciate in sospeso nella sua vita precedente. E la cosa divertente è proprio. La cosa divertente, dunque, la caratteristica principale è proprio il divertimento che secondo me travolge. Ripeto, non è niente di che, non è niente di che è brutto, ma non è un libro pretenzioso, è veramente un libro di intrattenimento super super leggero, che però alla fine non è neanche così sciocco, tutto sommato. Non è il pretesto più originale della storia, però è sviluppato in un modo peculiare, diciamo così, poi vogliamo parlare della copertina, cioè io adoro tantissimo. Vorrei aggiungere un piccolo bonus a questi consigli, nel senso che appunto non volevo fare un video chilometrico, cosa che sarà venuto lo stesso, però non importa, e non potevo dirvi tutti i libri che avrei voluto consigliarvi perché davvero erano tanti, però sappiate che, oddio, non ve lo devo certo dire io, ma tutta la bibliografia di Stephen King è in Pickwick. Quindi, se magari da tempo volevate recuperare qualcosa di Stephen King, però aspettavate a farlo per questioni varie ed eventuali, adesso è assolutamente il momento. Dopodiché c'è Joe Nesbo, alcuni libri di Joe Nesbo, anche se non tutti perché poi i diritti sono stati comprati da Einaudi, sono ancora disponibili e reperibili soprattutto negli store online in Pickwick, e di quelli vi consiglio principalmente L'Uomo di Neve, però tutti i libri di Joe Nesbo vanno benissimo, e sono disponibili anche alcuni titoli del mio amatissimo Denis Lehane, per cui vi segnalo questi tre grandi autori da recuperare all'interno della collana dei libri tascabili Pickwick. Eccoci qua, io non posso fare altro come al solito che ringraziarvi di essere stati con me fino ad adesso. E spero che questi consigli vi possano tornare utili, e anche se non saranno questi che facciate dei bellissimi acquisti con gli sconti Pickwick, che vi ricordo termineranno il 15 di maggio. E fatemi sapere se avete già comprato qualcosa, se volete comprare qualcosa, se avete letto magari qualcosa dei libri che vi ho consigliato e non vi sono piaciuti, vi sono piaciuti, insomma, fatemi sapere tante cose belle come sempre qui sotto, anche brutte se volete, sapete che c'è spazio per tutto e per tutti. E io vi saluto, vi ringrazio, vi bacio, vi abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!